Fragile. A quale traccia fa riferimento il mio progetto? Il mio progetto fa riferimento alle tracce della memoria, una memoria friabile che lo diventa sempre più con il passare degli anni e anche a causa di malattie degenerative come l'Alzheimer o la demenza senile. Con la mia installazione, col mio percorso installativo, vorrei che lo spettatore riuscisse a percepire questa friabilità sia attraverso il suono che attraverso le immagini. La prima cosa che dovrà fare lo spettatore, prima di entrare nell'ambiente installativo, sarà quella di dare il suo consenso alle immagini di Facebook e di Instagram, perché saranno proprio le sue immagini ad essere proiettate. Inoltre dovrà ripetere il suo nome e il suo cognome, perché la sua stessa voce sarà parte della colonna sonora. Donato Tranquillino Minerva. Per quanto riguarda la parte visiva, lo spettatore entrerà in questo ambiente semibuio, illuminato da una sola proiezione. Ci sarà questo tappeto interattivo dove verrà proiettato una lastra di ghiaccio. Infatti la lastra di ghiaccio per me è una metafora alla mente umana. La sua fragilità richiama molto quella della mente. Quindi lo spettatore, una volta entrato nell'ambiente, inizierà a camminare su questo tappeto interattivo e da qui inizierà a creparsi la lastra di ghiaccio. Questa lastra di ghiaccio con le sue crepe richiama anche le connessioni che ci sono tra la mente e i ricordi. Inoltre queste crepe poi si prolungheranno sempre di più su questo tappeto interattivo e continueranno sulle pareti tramite delle strisce LED. Queste strisce LED, che appunto richiamano sempre le stesse connessioni, termineranno con la foto dello spettatore. Donato Tranquillino Minerva. Verrà proiettato su del tulle. Proprio perché la mente non ha angoli e non ha spigoli, voglio eliminare proprio gli angoli e gli spigoli che sono presenti nell'ambiente e quindi trasformare il tutto in una mente umana. Nel passare del tempo le immagini dello spettatore diventeranno sempre meno nitide. Inoltre, per accentuare questa mancanza di flusso di informazione, anche le strisce LED diminuiranno di intensità e il tappeto interattivo si frantumerà in mille pezzi. Per quanto riguarda la parte del suono, sono quattro gli elementi fondamentali che verranno utilizzati come colonna sonora. La prima sarà una musica ambient alla Brian Eno, che lascerà il posto al suono dello scricchiolio del ghiaccio e alla registrazione che avevamo fatto precedentemente dello spettatore, della sua voce. Questi suoni non saranno nitidi, ma saranno modificati attraverso la sintesi granulare, questo sempre a richiamare la fragilità della memoria. Lo spettatore lascerà l'ambiente installativo con il suono del battito cardiaco, proprio ad indicare che con la memoria che va via una parte di noi muore. Sono Donato Tranquillino Minerva, vengo da Gravina in Puglia e sono laureato in musica elettronica al Conservatorio di Matera. Grazie. Giorgio, non mi fa ridere.